La volete una pasta veloce, estiva, con i gamberetti che vi piacciono tanto, senza sporcare tanto casa? Voi direte, come mai? Come ci riesci tu a farlo, che sei un zozzone? Lo faccio vedere oggi come faccio. Allora, facciamo spaghetto, gamberi bianchi, quelli nostri locali, prezzemolo, peperoncino e aglio. Tutto a crudo. Adesso ve lo insegno io. Allora, prima cosa, prendiamo i gamberi. Ci mettiamo qui senza sporchiamo il tagliere, sennò camera woman scoccia. Allora, prendo le teste, le levo, le sguscio anche i gamberetti, così. Poi, cosa c'hanno questi gamberetti? C'hanno l'intestino, giustamente, ce lo devono pure loro l'intestino. Lo leviamo, così, vedete questo filetto nero, questo qui, si toglie e non si usa, ok? E proseguo così. Questa è la prima cosa. Oh, di gamberi sono tanti. Io intanto continuo a pulirli. E mi bevo un goccetto di vino. Mettiamo le teste qui, anche il carapace. Allora, io sto usando un gambero bianco. Ho trovato questo fresco, buono, locale, economico. Voi, qualsiasi cosa trovate, l'importante è che sia fresca, perché adesso vedete che cosa dobbiamo fare, compratela. Io oggi l'ho trovato a 18 euro al chilo, quindi fantastico, prezzo stupendo. L'ultimo. Adesso, che cosa facciamo? Io ho qui il mio bicchiere per il frullatore. Allora, schiaccio le teste qua dentro, quindi tutto a crudo. Oggi la ricetta è tutto a crudo, ragazzi. Tutto completamente a crudo. Le teste che schiaccio qui, dopo dove le metto? Adesso faccio vedere. Guardate qua. Venite qua. Le mettiamo qui, dentro all'acqua, quella della pasta. Vedete? E intanto faremo un brodo che darà gusto al nostro spaghetto. Avete capito perché deve essere fresco il pesce? Perché deve dare il profumo del mare, non deve puzzare. Le mani, volete sentire? Profumano perché è fresco. Quindi mettiamo qui a insaporire, schiacciate ogni tanto, poi lo spaghetto. Acqua salata, sale grosso, mettiamo qua dentro e metto la pasta, lo spaghetto a cuocere. Quindi useremo solamente una pentola, quella che cuoce la pasta. Il resto, adesso vi faccio vedere, mettiamo il prezzemolo, leviamo le foglioline e le mettiamo qua dentro. Ecco qui, solo le foglie. Poi aglio fresco, quello nostro, quello italiano, guardate, se lo trovate fresco è fantastico. Pulite. Ne mettiamo pochissimo, non cominciate a fare. Non è il canale vostro questo qui, allora, perché qua l'aglio si usa, aglio e cipolla si usano. Allora, guardate, senza anima, niente, guardate, bello, bianco, bello, bacio. Poi, uno spicchietto d'aglio, mezzo spicchio d'aglio, peperoncino, ma a casa mia non ci può stare il peperoncino, certo che ci sta. Ecco qua, allora, quindi, vado con un pezzettino, così. Sì, il pezzettino, tanto questo qua non pizzica tanto, dai, non sta da fare così. Levo i semetti, lo taglio in questa maniera, a dadini, piccoli, 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 va così. Mi raccomando, dipende da quanto è piccante il peperoncino. Questo è dolce, leggermente piccante. Caso io più a un peperone che a un peperoncino. Allora, poi l'olio. Questa volta ho un olio di Sonnino, provincia di Latina. I signori si chiamano Rossetti. Proviamo quest'olio, quindi tanti che si lamentano in un solo olio del Lazio, oggi lo usiamo, ecco qua, abbondante. E poi vado a frullare. Guardate qua che robetta. Sembra che sto proprio sugli scogli e sento proprio i gamberi che mi saltano nella bocca. Allora, fantastico. Assaggio? Assaggio che sì. Allora. Viva l'Italia! Oggi uso questo, il sale di Mozia, che è un sale di Trapani, buonissimo, costa un euro, tutti lo possiamo usare, non costa tantissimo, un pizzico di sale, ecco qua, così cominciamo anche a comprare i sali giusti. Adesso la polpa dei gamberi, quella là che poi tutti apprezzano di più, ma realmente il gusto e il sapore sta nel guscio e nella testa. Quindi noi dobbiamo essere intelligenti ad estrarre tutto quello che c'è di buono dal guscio e della testa. Questo è quello che ti fa
fesso, nel senso che senti la ciccetta del gambero, però quello che veramente è gustoso è la testa e i gusci. Li tagli tutti quanti così, come se fosse una tartarina, ok? Controlliamo la pasta. Oggi ho calato giù, si vuol dire, 2 etti e mezzo di pasta, in 2 stiamo. Oggi io e camera una. Ah, ancora è dura. Mi serve ancora un minuto. Oddio, mi serve ancora un minuto, va bene. La pasta la metto qui, così. Oh, la pasta al dente, eh. La pasta proprio al dente, mi raccomando, non facciamo scherzi. La pasta deve essere al dente. Adesso, pasta calda, aggiungi i gamberi tagliati a cubettini così. Poi, peperoncino, zac, guardate. L'olio che abbiamo fatto, quello buono, con le teste, il succo delle teste dei gamberi, il prezzemolo e l'aglio. Ma non lo so, sarà buona sta pasta? Non si sa. Dai, dai che si mangia, ragazzi. Dai che si mangia, ragazzi. Un goccetto d'acqua di cottura, che è anche il nostro brodo. Mamma mia, che bontà, guardate qua. Guardate. Ma non vi viene voglia di venire a casa mia? Ah, tiè, guarda qua la robetta. Che profumo. Camera muova, oggi vai matti con questo, eh. Così. Aspettate, un po' di colore così. Un goccetto d'olio che a noi ci piace. E mo assaggio io, ragazzi. Bicchiere di vino d'amico mio Stefano Imperatori. Trebbiano verde. Ah, guardate qua che robetta. Guardate qua che sughetto, eh. Guarda che robetta, tutto a crudo, vai. Che fame. Sto sentendo male, eh. Quando la roba è buona e fresca, non ci vuole niente a cucinare, solo un po' di passione. Vi voglio bene e continuate a seguirmi. Grazie Stefano del vino. Alla salute. Che bontà. Ah, che bontà. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perderete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti, e poi i like. Oh, e dopo se la mossa questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.